sono d'accordo. Non sei d'accordo? No, nel senso che l'esperienza mi dice e ci dice che ogni volta che ci si siede a un tavolo per trattare, e già è un risultato perché insomma siamo al secondo round, alla vigilia di un possibile cessate il fuoco si intensificano le operazioni militari, perché il concetto è: più riesco a prendere prima del cessate il fuoco e più mi tengo. Quindi da sì, questo ma poi punto le fermi mentre tratti. Non si è mai visto che sparano mentre fanno le trattative. No, no, beh, intanto se c'è il cessate il fuoco, un certo poi la trattativa ci vuole, cioè, il cessate il fuoco. Andrea, punto, però scusami. Sì. Io spero che Andrea abbia ragione, spero profondamente. Ma anch'io che lo spero. Però ma voglio anch'io, dire, lo spero però, anch'io, lo speriamo tutti. Alan, speriamo che abbia ragione Purgatori. Questa è la questo è, diciamo, quello che io ho visto e che più o meno abbiamo visto sempre, cioè quando si arriva a ridosso. Tu dici, lui si porta il bottino di guerra, che allora, cherso, è chiaro le che città che riesce a prendere minimo, le tiene. Il minimo obiettivo comune che possono raggiungere e che interessa a entrambi è esattamente il cessate il fuoco. E non dobbiamo immaginare le due delegazioni sedute al tavolo come se fossero solo loro, perché dietro Zelensky c'è l'Occidente, certo, che può esercitare una pressione. Che e dietro, scusami, e dietro la Russia c'è quello che diceva Alan. Cioè ci sta il caos interno, il problema economico, il problema dell'isolamento, ma c'è anche la Cina. Allora dobbiamo immaginare che tutto questo in qualche modo possa avere un'influenza anche, allora, sulla decisione di cessare il fuoco. Vedo parecchie teste che si scuotono, ho visto